Raccontaci come è iniziato il tuo percorso da regista. Il cinema è sempre di resta la mia passione fin da ragazzo. A livello di studio l'ho inquadrato in due lauree, storia dell'arte prima e filologia moderna dopo. Poi ho iniziato a studiare cinema in modo professionale, legato all'immagine e a come realizzare l'immagine, prima a Roma, l'International Rosebud School, e poi alla New York Film Academy ho fatto un programma di sceneggiatura e di scrittura. Poi ho iniziato subito a lavorare, prima assistente alla regia, ma quasi da subito mi sono dedicato a quello che era il mio sogno, ovvero realizzare in prima persona quelle che erano le mie storie, il mondo che volevo raccontare, e molto velocemente direi, già a 24 anni ho scritto e poi diretto la mia opera prima. Da lì è nato un percorso che ha sempre messo al centro la creazione di un mondo, il tentativo di creare un mondo dove il pubblico si potesse immergere. Il percorso per arrivare al Bambino di Vetro è stato lungo, un sogno che a dicembre compie 5 anni, ma grazie a un produttore coraggioso come Emanuele Nespeca, che ha condiviso quasi da subito il sogno di fare cinema di genere, in particolare cinema per ragazzi in Italia, siamo riusciti a costruire un percorso che ha permesso, sicuramente in tanto tempo, ma ha permesso di provare a realizzare Glassboy in un modo convincente, in un modo efficace, parlo ovviamente da un punto di vista economico. E noi stiamo cercando, con una squadra generosa a livello tecnico e con un gruppo di attori coinvolti, pienamente coinvolti nel progetto, di raccontare una storia magica, piena di amore, piena di innocenza, piena di purezza, piena di quelle emozioni autentiche che ognuno di noi ha vissuto probabilmente in adolescenza, da bambino, e che a volte da grande ha voglia di rivivere. Qual è la tematica principale affrontata in Glassboy? La tematica principale del Bambino di Vetro, forse sono due, ma comunicano tra di loro, sono la fragilità e la diversità. La fragilità che ci portiamo dentro tutti noi, da adulti, ma sicuramente che da bambini. E quindi la diversità che anche in questo caso però caratterizza ognuno di noi è diverso rispetto al prossimo, rispetto all'altro. Da bambini questa cosa a volte non viene accettata, non viene capita ovviamente, quindi c'è il desiderio di essere uguali agli altri, ma soprattutto c'è la fatica e la sofferenza di sentirsi diversi dagli altri. L'idea di raccontare questa difficoltà e di trasferirla attraverso un'immagine che secondo me è molto potente, che è nel libro, ma che ho condiviso fin da subito come forse l'immagine del film, è un bambino dietro una finestra che guarda il mondo, che guarda un mondo di cui vuol far parte, ma che gli è in qualche modo negato. Questa finestra diventa all'inizio il modo attraverso, l'unico modo attraverso cui questo bambino può guardare l'esterno, ma non poter far parte di quell'esterno. E quindi il film diventa la storia di una lotta, di una battaglia, di un desiderio, che è quello di Pino, di conquistare quel mondo che gli è negato e che quella finestra diventa quindi inevitabilmente il limite che lo divide da quel mondo. La storia racconta questo, la storia racconta l'avventura di un bambino fragile, diverso, nel tentativo di accettare e di capire questa sua diversità e di farla diventare motore attivo per una conoscenza, per l'esplorazione di un mondo, per il desiderio più autentico che fa parte di tutti noi, che è quello di conoscere, accettare e trovare il proprio posto nel mondo. Quanto vedi di te stesso in Pino, il protagonista di Glassboy? Nel personaggio di Pino c'è molto di me, perché io ho vissuto molte delle emozioni che Pino vive all'inizio del film. Quella finestra mi appartiene, cioè quel vetro che divide Pino dal mondo esterno ha fatto parte anche della mia vita. Anch'io mi è capitato molto di guardare il mondo da una stanza attraverso una finestra, di voler far parte di qualcosa che in qualche modo sentivo lontano e soprattutto mi sentivo non capace di farne parte. E quindi il percorso di accettazione, no? di un modo di far parte di qualcosa di speciale. E quindi sento Pino, la storia di Pino, il desiderio di Pino, comune a me, al mio passato, ma credo sia comune a molti di noi, se non a tutti. E soprattutto mi sento comune a quel mondo, il mondo di un'innocenza e di una purezza che vive le emozioni come qualcosa di immediato, vero, non filtrato, e che poi è il modo che si ha da bambini di comunicare quello che si prova e automaticamente di creare quella magia che ci porta poi da adulti a ricordare e a rivivere quel mondo con quel sorriso velato anche da un po' di malinconia che ci fa dire e ci fa sentire proiettati in quello che abbiamo vissuto da piccoli, da bambini, e che lo rende quindi indimenticabile. Ecco, l'idea era proprio quella, e quindi io mi sento in qualche modo anche suddiviso e scisso, non solo nella storia di Pino, ma anche in tutti e cinque, come se ognuno di loro,
quindi Pino, Domenico, Mavi, Meming, Ciccio, in qualche modo ricostruissero la mia infanzia, la mia innocenza perduta, ecco. Durante il casting, cosa ti ha portato a scegliere gli attori? Cosa mi ha fatto dire sì? È una bella domanda. Il casting è stato lungo, 8 mesi, forse qualcosa in più. È stato molto lungo e complesso sul protagonista, perché ritrovare, ovviamente, è banale, ma ritrovare me stesso in un bambino, ma soprattutto perché questo diventerebbe quasi un dialogo solo con il mio mondo. Soprattutto trovare il bambino che doveva raccontare questa storia è stato lungo, complesso, difficile, faticoso, forse anche terapeutico a tratti, perché è stato un rivelarsi, è una lenta rivelazione di qualcosa. Gli altri sono stati innamoramenti, io ho subito sentito per questi 4 bambini, appena li ho visti la prima volta, che erano loro che potevano rappresentare e raccontare quel personaggio. Poi da lì c'è stato il percorso di capire se potevano sostenere e supportare l'impegno, la fatica di un film, 11 anni, 12 anni, 13 anni, che devono stare per 6-7 settimane a delle regole e ad una disciplina lavorativa intensa e faticosa come quella del cinema e del set. Questo era molto complicato, quindi sicuramente il talento quotidiano, giornaliero, momentaneo, poteva anche non essere sufficiente. Quindi ci volevano bambini che aiutassero noi, in quanto squadra, in quanto produzione, a poter raccontare con più efficacia, nei tempi che avevamo, la storia. Devo dire che questi bambini, oltre a un talento straordinario, hanno anche un talento nel reggere la fatica di, appunto, 6-7 settimane all'interno delle quali devono girare molto e devono sempre riuscire a garantire una performance. E ad oggi, in modo quasi straordinario, se non eccezionale, sono riusciti in questo miracolo. Per Pino, la scelta di Pino è stata sicuramente più complessa, perché c'è stato anche un percorso di accettazione. Al di là del protagonista, era quello che doveva in qualche modo portare l'onere di raccontare tutte le emozioni dalla prima all'ultima scena del film. E quindi, per quanto Andrea fin da subito mi avesse colpito, e gli ho chiesto proprio, me lo ricordo ancora, di rimanere anche il pomeriggio per fare un ulteriore provino, quindi 2 provini al solito giorno, è stato più complesso arrivare a dire sì è lui, ma semplicemente perché è il protagonista, e quindi si portava dietro anche la necessità di rispondere a più dubbi miei come regista e come poi colui che voleva raccontare un mondo. E devo dire che ad oggi la scelta, ogni giorno che passa mi sento ancora più convinto e felice e orgoglioso di aver fatto quella scelta. Com'è stato lavorare con Giorgia Wirth e Loretta Goggi? Sono stati 2 incontri inaspettati, al loro modo completamente diversi. Giorgia Wirth e Loretta Goggi mi hanno emozionato nella capacità di accettare una sfida, non semplice. I due personaggi sono complessi, ma il linguaggio del film è complesso, perché si pone esattamente nel limbo tra fiaba e realtà. Quindi un conto è il mondo dei bambini, che hanno un'immediatezza totale nel raccontarsi, nel raccontare quel mondo lì. Gli adulti hanno dovuto anche sposare un approccio recitativo, interpretativo diverso, molto rischioso soprattutto nel nostro cinema, accettare di raccontare dei personaggi che non devono né diventare delle figurine, ma neanche essere completamente calati nella realtà. Devo dire, Loretta e Giorgia hanno accettato la sfida, l'hanno fatto con coraggio, soprattutto accettando anche una fatica, che è quella di stare su un set dove gli imprevisti, anche semplicemente perché lavorare con i bambini poteva sulla carta essere molto complesso, hanno accettato una sfida. E devo dire, l'hanno accettata con coraggio e con grande generosità. Lavorare con loro ci permette, mi permette di raccontare un mondo degli adulti fresco, diverso, leggero, sfumato, con emozioni estremamente variegate, perché sia Giorgia che Loretta affrontano il loro lavoro con grande varietà, con una capacità totale di assorbire linguaggi che non è solo quello prettamente cinematografico, ma anche quello di un'arte, ecco, più generalmente intesa. Alla fine Loretta ha e viene da mondi completamente diversi, non solo quello cinematografico, e quindi entrambe riescono a dare una ricchezza ai personaggi che è totalmente nuova e sicuramente sorprendente.